No, ragazzi, questa è veramente incredibile. Voi lo sapete che io faccio l'attore, cioè faccio il comico. Sono andato a un provino per un film. Non mi hanno preso e al mio posto hanno preso un orso. Cioè, vi rendete conto? Hanno preso un orso al posto mio. Cioè, ora non dico mia ad essere Brad Pitt, però ora prendere un orso al posto mio. Cioè, ci rendiamo conto? Allora mi sono arrabbiato. Sono uscito, però. Ho detto, cavolo, questa qui me la lega al dito. Ho voluto scoprire chi era questo orso che avevano preso. Poi l'ho scoperto. Era Orson Welles. Lo sapete perché le banconote non vanno mai in giro da sole? Perché tanto le portafoglio! Un barattolo di ketchup comincia a chiamare un barattolo di maionese, quindi comincia maionese, maionese, maionese e la maionese non risponde. Allora continua, maionese, maionese, maionese e la maionese non risponde. E allora continua, maionese, maionese, maionese. La maionese a un certo punto si gira e li guarda e li fa: ketchup! Ero al mare, in spiaggia, anzi, proprio dentro l'acqua, e volevo far colpo su una ragazza. E allora ho cominciato a nuotarle intorno. Sapete perché? Perché almeno mi sono fatto notare. Un ragazzo vuol fare colpo su una ragazza e quindi le dice: ma lo sai che io sono molto colto, io leggo un sacco di autori italiani. Lei risponde: bevi l'acqua? No, una birra è meglio. Ma se io medico un cerotto, diventa un cherry palato? Ragazzi, sono appena tornato dalla settimana bianca. Sono stato una settimana in Val d'Aosta meraviglioso. Però vi voglio raccontare il che mi è successo il primo giorno. Praticamente, non avendo gli sci e gli scarponi, volevo andare a noleggiarli. Quindi ho cominciato a camminare per la Val d'Aosta fino a che non ho trovato il primo negozio che affittava sci e scarponi ed era gestito da giapponesi. Fino a qui niente di male. Il problema è che quando sono entrato non c'era neanche uno sci, non c'era neanche uno scarpone. Allora ho detto, bah, chiediamolo al titolare. Sono andato dal giapponese che ci lavora e gli ho chiesto, scusi, ma gli sci e gli scarponi dove li tenete? E lui mi fa, al piano di sopra, al piano di sopra. E io ho detto, perché i giapponesi terranno gli sci di sopra? Poi ci ho pensato, perché sushi! Fiorentina in trasferta in Spagna. Allora c'è questa ragazza fiorentina, decide di andare a visitare la Spagna, posto incantevole, meraviglioso. A un certo punto, mentre cammina per la Spagna, incontra un ragazzo un po' provolone, uno spagnolo doc. Questo ragazzo si avvicina e le fa: Hola chica! Lei gli risponde: Alla chica! E sputala! Cosa canta una pecora per Natale? Ma è semplice: Jingle Bell! Incredibile, sono stata a fare un giro qua per strada a Milano, ho incontrato una scatola di Raudomanna e una scatola di mini ciccioli che si picchiavano. Facevano a botti. Lo sapete perché in Dragon Ball Vegeta non mangia mai carne? Perché è Vegeta Ariano. Basta, io mi sto stufando. Apro Facebook e ogni tot leggo cantante famoso morto. Mi prende il panico. È una bufala. Riapro Facebook dopo un po' di tempo. Attore famoso morto. Mi prende il panico. È una bufala. 2012, anni fa, bisogna morire, la fine del mondo. Mi prende il panico. È una bufala. Basta diffondere notizie false. Basta! Ma poi il bello è che prima almeno erano solo notizie diffuse sul web. Ormai queste notizie false si stanno espandendo anche proprio nella vita vera. Queste bufale. Sono andato l'altra sera in pizzeria perché avevo voglia di una pizza, ho chiesto una margherita, la guardo. È una bufala. Sole e luna parlano. Il sole fa alla luna. Ehi, vuoi qualcosa da mangiare? E la luna risponde: No, sono piena. L'altra settimana sono andata a fare un viaggio con i miei genitori, siamo stati a Ancona, bellissimo. Praticamente un giorno volevo andare a fare shopping, avevo pochi soldi con me e quindi al mio babbo gli ho detto: Babbo, ma che posso comprarmi? Lui mi fa: Guarda, non lo so, però cerca di comprare qualcosa di bellino, ma non ti basare sulle Marche. Allora sono andato a Molise.
Ragazzi, da non credere, sono entrato in camera mia e intorno al mio computer ho trovato circa 20 poliziotti tutti lì riuniti che guardavano fissi il mio computer. Mi son chiesto che sta succedendo. Poi l'ho capito, hanno arrestato il sistema. Siamo in discoteca, c'è il classico marpione da discoteca, proprio quello che se ne frega dei sentimenti, quello che se ne frega dell'amore, quello che insomma vuol far puttaniere, via, diciamocela breve, quello che veramente vuol trovare la donna per andarci a letto e poi rizzitelle Andersen, ciao. Quindi lo conoscerete senz'altro, no? Il classico tipo di cui sto parlando. Insomma, c'è questo ragazzo, questo marpione, che pensando di essere un gran figo si aggira per la discoteca cercando la presunta preda della serata e quindi comincia a guardarne una per una, a un certo punto nota la presunta preda e quindi si avvicina con savoir-faire, pensando di essere intelligente, pensando di essere figo. Si appoggia ad una colonna, la guarda negli occhi e le dice: ehi tu, bella, sei vergine? Lei si gira e risponde: sì, ma non disegno. Lui risponde: è un disegnare, mi importa una sega. Due aghi puntura parlano fra di loro. Uno fa all'altro: oh, che ti posso raccontare una barzelletta? No, guarda, oggi non sono in vena. Oh, ma cosa ti ha detto il caffè? Non lo so, non si è ancora espresso. Pranzo di Natale, c'è questa famiglia affamata da morire, hanno una fame che non ne possano più. A un certo punto la pasta non arriva e allora il babbo si alza e le dice alla figlia: oh, ma scusami, oh Martina, ma la pasta è pronta o no? Babbo, fa la figliola, oggi la pasta non si mangia. Ma che sei scema, come non si mangia? E siamo un 35, ci sa una fame, non se ne può più. Babbo, t'ho detto che oggi la pasta non si mangia. Ma come, sono andata a comprarla ieri, dove l'ha messa? L'ho buttata nel cestino. L'ha buttata nel cestino? Ma sei cretino, ma perché? Sa una fame, non se ne può più. E che ci posso fare? Gliel'avevo detta anch'io alla mia sorella, hanno tutti fame. Lei mi ha risposto: butta la pasta. Io l'ho buttata. Ragazzi belli, anche il format le freddure tenute in frigorifero è finito. Io vi voglio dire grazie, grazie a tutti quelli che mi hanno seguito su Facebook, perché queste freddure io le ho pubblicate giorno dopo giorno, una al giorno, a partire da luglio fino a ottobre quasi. Quindi io vi voglio dire grazie, 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 perché ogni giorno avete messo mi piace, condiviso, alcune hanno avuto più successo, alcune meno, ma chi se ne frega, l'importante è avervi fatto ridere. Spero di avervi fatto ridere tanto, perché io adoro la comicità e adoro la comicità dalla più demenziale alla più elaborata, e ogni tanto qualche cazzata di quelle galattiche proprio mi piace spararla, cioè ogni sempre, perché proprio queste freddure in un attimo ti fanno ridere. Quindi che c'è di più bello? Se poi a qualcuno un gli piace, no, anche a me un garbo alle cipolle, un le mangio, quindi uno un li guarda. Detto questo, io voglio ringraziare davvero tutti, e in particolar modo la pagina Vai Avanti Tu, che a me viene da ridere, perché nuovamente ha creduto in me condividendo non solo ogni giorno le freddure da luglio a ottobre, ma anche questi video per YouTube, questi video collage che ho diviso in tre parti, perché sennò sarebbero state veramente troppo lunghe queste barzellette, cioè tre video da 10 minuti, un quarto d'ora va più che bene. Un saluto con la tromba e con l'imbuto e presto news!